Siamo qui con Matteo Restivo, nuotatore italiano e soprattutto friulano, quindi motivo d'orgoglio per noi avere un atleta di questo calibro. È primatista nazionale sui 200 metri dorso in vasca lunga, nuotatore della nazionale, partecipato con la nazionale ai mondiali del 2017 e del 2019, agli europei del 2018, vincendo anche la medaglia di bronzo nei 200 metri dorso, correggimi poi se sbaglio Matteo, e nella 4x100 metri misti. Questa è una presentazione, benvenuto intanto a Matteo Restivo. Ciao a tutti, corretta la presentazione. E com'è vivere una quarantena e completamente fermarsi di colpo? È stato difficile perché, come hai ben detto, il nostro è uno sport sicuramente particolare, perché a differenza della stragrande maggioranza degli sport abbiamo bisogno di ambienti particolari come appunto le piscine per allenarci. Avere chiaramente le piscine chiuse è stato uno stravolgimento. 4 mesi prima ti dicono che non ci sono Olimpiadi. Come la prende uno sportivo? Ci sono chiaramente atleti magari più avanti con l'età che si ritrovano un anno più vecchi a dover puntare al passo olimpico. Ci sono atleti più giovani, magari promettenti, che saranno competitor nuovi perché un anno più grandi, più esperti. E poi ci sono atleti nel pieno delle loro prestazioni, nel pieno della loro forma fisica, come magari chi ha più o meno la mia età, qualche anno di meno, in cui sostanzialmente il problema è più dal punto di vista della programmazione. Quindi era proprio la fase di rifinitura, diciamo, l'ultimo mese prima dell'appuntamento chiave che poi avrebbe sancito appunto un'eventuale qualifica olimpica. E quindi, insomma, per uno come me, che comunque ha risultati di questo livello da circa 3-4 anni, insomma, era un po' la stagione chiave e il momento che aspettavo, cioè che sognavo da una vita, ma aspettavo da 4 anni, perché fino, diciamo, a prima di fare il record nazionale, per me l'Olimpiade era un miraggio, quindi averla spostata è sicuramente stato, insomma, un grosso stravolgimento. Adesso i tuoi prossimi impegni quali sono? Le tabelle che ti sei dato? È da poco uscita la notizia, diciamo, che saranno riaperte le competizioni anche nel nuoto, dal 12 al 14 a Roma, che sarà un trofeo Sette Colli, che è una manifestazione solitamente internazionale, che quest'anno dubito sarà di carattere internazionale, ma invece conterà come campionato italiano assoluto, quindi sarà a tutti gli effetti in gioco e in palio il mio titolo italiano. Per noi le vacanze saranno quasi totalmente abolite, probabilmente riuscirò a concedermi una settimana o una decina di giorni a Lignano, dove passo regolarmente le mie estate da buon friulano. Mandi a tutti.